In questo video di oggi ho intenzione di presentare il mio Google Home. Che cosa è? È l'assistente di Google, il quale riceve delle domande in forma sonora e risponde alle domande che un determinato essere umano gli va a sottoporre. È molto molto utile, infatti, in questo caso. Si ha la possibilità di vedere, di ascoltare le risposte che Google Home, che è questo strumento che vi sto orora facendo vedere, riesce a dare. Sopra abbiamo ben quattro tasti: il tasto di aumento del volume, il tasto di abbassamento del volume, il tasto per rendere Google Home muto, quindi che non parla. E il tasto, se non vado errato, di chiusura totale dello strumento, anche se questo strumento rimane, diciamo così, come vedete. Come funziona? Quando io pronuncio il nome dell'assistente virtuale di Google, si illumina questo cerchio che state vedendo orora e che vi sto indicando con il mio dito destro. Ascolta la domanda e poi fornisce una risposta. Vogliamo metterla alla prova? Ecco, io adesso farò la domanda. Prima di farla, chiaramente devo dire il nome dell'assistente, che in questo caso è Alexa. Quindi adesso lo farò. Al mio 3 partirò. 1, 2, 3. Alexa, quanto fa 3 per 298? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Chiaramente ho fatto una domanda stupida. Oppure posso fare così. Alexa, raccontami una barzelletta. Un pilota di Formula 1 va dal medico perché si sente molto spossato. Il dottore allora chiede: che cosa si sente di preciso? E il pilota risponde: dottore, nessun sintomo in particolare, in generale però non mi sento in gran formula. Alexa. Una ricetta di cucina con le vongole. Giallo Zafferano ti propone: frittura di gamberi con salsa e mango, mostaccioli napoletani o paccheri ripieni con salsiccia e funghi. Altrimenti posso suggerirti qualche altra ricetta alternativa. Cosa vuoi cucinare? Qualche altra ricetta alternativa. Ecco altre ricette: stufato di rape rosse e lenticchie, bagels, ravioli di carne giapponesi, gyoza. Quale vuoi preparare? Ravioli. Ravioli di carne giapponesi, gyoza, è una ricetta per 4 persone, di difficoltà elevata. Serviranno 30 minuti per la preparazione e 5 minuti per la cottura. Posso darti più informazioni sulla ricetta? Elencare gli ingredienti, oppure possiamo iniziare a cucinare. Cosa preferisci fare? Alexa, basta, stop. Ti suggerisco: frittura di gamberi con salsa al mango, mostaccioli napoletani o paccheri ripieni con salsiccia e funghi. Altrimenti posso suggerirti qualche altra ricetta alternativa. Cosa vuoi cucinare? Basta così, stop. Ti suggerisco: frittura di gamberi con salsa al mango, mostaccioli napoletani o paccheri ripieni con salsiccia e funghi. Altrimenti posso suggerirti qualche altra ricetta alternativa. Quale vuoi cucinare? Avete ascoltato, cari utenti di YouTube, e avete visto che questo è Google Home in tutta quanta la sua interezza Mi e dispiace, ma questo dispositivo non supporta i video. niente. Puoi cercare una ricetta a mia Avete portata. Cosa visto? stai cercando? Datemi la vostra opinione, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale se avete comprato Google Home, informatemi e datemi il vostro giudizio. Un saluto da Narratore Italiano.